Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di League of Learning, qua il vostro amico Ian che vi parla. E oggi, oggi vi porto Yorick. Ragazzi, Yorick è uno di quei champion che non si vede, che non viene usato. Era tipo il Sion vecchio, la Poppy vecchia, quei champion che non li trovi mai, ma quando li trovi ti rompevano il culo. Ecco, Yorick è praticamente così. Un champion dimenticato da Dio, dimenticato dalla Riot. Se non sbaglio, non lo toccano da anni Yorick, perché nessuno lo usa, nessuno lo vuole. È brutto, fa schifo. Cioè, di fattezze, dico, di visual. Anche perché secondo me avrebbe anche bisogno di un reward. Cioè, dai, dai, che brutto. Però, anche se è brutto, fa schifo, è puzzolente. Sembra appena uscito da un obitorio. Perché, ovviamente, è un vecchino. A suo modo è forte e noioso. Noioso per l'avversario. Allora, Yorick è forte nella laning phase contro quei champion che non hanno sustain. Perché la E di Yorick cura ogni volta. Praticamente tutte le skill di Yorick spawnano un fantasmino, no? Ogni skill di Yorick spawna un fantasmino. Per più fantasmini lui ha, più danno fa e più meno danno riceve. Sta cosa è buona perché. Yorick si punta tutto sul cooldown e sullo spam di skill, no? Quindi avendo un cooldown alto e uno spam di skill relativamente alto, riusciremo continuamente a spammare skill e quindi a curarci continuamente, sloware, attaccare. Insomma, è una catena di. Non di CC, è una catena di sustain, sia di CC. La skill da maxare all'inizio è la E perché è quella che ci permette di curarci. Ora, io ho iniziato col. No, l'ho mosso tu. Ho iniziato col cristallino di mana perché sono un fesso e ho perso 4 minion. Ho iniziato col cristallino di mana perché il primo oggetto da fare con Yorick è assolutamente la goccia. Anche lei si mette la goccia. All'inizio non voglio tradarla, Cassio, perché non ce la farò mai. Cioè, appena becca il 2, questo inizierà sicuramente a bloccarmi. Infatti, però va bene così. Vedete, spawna e mi recupero tipo 30 HP se non sbaglio ogni hit che fa quel fantasmino. Che muoiono immediatamente perché hanno la vita strabassa. Però sono attratti dai champion. Quindi, se li usate, anche se non li usate direttamente sul champion, andranno lo stesso. Ora, io non so come sia sinceramente il matchup contro Cassio. So solamente che essendo un champion che punta sul sustain e sullo spam di skill, ha bisogno assolutamente di CD e della Spirit Visage. La Spirit Visage su Yorick è tanta tanta robina. Perché dà cooldown, resistenza magica, visto che siamo contro un AP top laner e abbiamo anche contro Ahri in mid, vabbè, però non è contro di noi. Sbagliato. Non è contro di noi, però arriverà un punto in cui dovremo farci i conti, per forza. Per forza arriverà. Vedete che sono attratti dai champion, quei cosi. Ora, io qua frizzo. Rispono sto coso, mi recupero un po' di vita. Bisogna stare attenti all'inizio, non abusare troppo delle skill perché il mana cala. Ok, che abbiamo il Sapphire Crystal e quindi ci dà un po' di mana in più. Io dovrei anche recollare al più presto perché prima mi faccio la goccia, prima riesco a staccarla. Dopo, più tardi me la faccio e vaffanculo. Più tardi me la faccio. Oh, questo lo ammazzo. Oh. Che danni che gli ho fatto? Avete visto che danni che gli ho fatto? Dei danni ne fa, eh. I danni ne fa. E io ho messo il ghost per abusare di questa cosa, no? Guarda, non se n'è accorto. Ho messo il ghost per. Il ghost per abusare del fatto che. Visto che metterò sicuramente il gauntlet. O metto il gauntlet o metto il Frozen Heart. Sarebbe meglio il Frozen Heart, sinceramente, perché dà un sacco di armor. No, non me ne accorgo. Dà un sacco di. Questo non è molto buono. Dà un sacco di armor e di CD. Però il Gauntlet procca. Cioè, il Gauntlet per me ti fa sì. Oh, non so parlare. Fa sì che non rallentiamo ad ogni colpo. Questo
Questo sta bene perché Yorick guadagna, se non sbaglio, movement speed con qualcosa. Ok. Vedi, quando ha la Q, praticamente Yorick va più veloce. E tutto questo si accumula. Ora, cosa mi faccio? Mi sa che mi metterò subito la spirit. Subito la spirit, inizierò da... mi sa da questo. Prendo anche una pink. Così vi faccio vedere che anche io le compro pink quando mi ricordo. Niente, torno in lane senza usare il TP perché questa comunque la lane ora non so se pusha verso di me. Penso di sì perché gli sono rimasti questi due minion caster. Quindi sì, pusherà verso di me. Il TP lo tengo, non so cosa riuscirò a fare bot perché non ho CC, ho solo una W. Però bot abbiamo Ashe e Illaoi, quindi con una bella freccia di Ashe dovremmo forse riuscire a fare qualcosa. Ora, io non vorrei dire cacate, ma forse questa tizia posso tradarla. Di sicuro adesso inizierò a spammare un po' di skill, perché devo maxarmi la... e devo staccarmi la goccia. Quindi, visto che inizierò... non posso. Perdo troppi minion. Pazienza, sono stato stupido perché ho messo la pink in un momento in cui la sua wave stava pushando. Quindi era logico che non avrei avuto... Non avrei avuto pressure sufficienza per tenerla lì. Comunque il fantasmino arancione là fa il suo dovere e mi refullo abbastanza in fretta. Tanto continuiamo a spammare. Allora, come funziona la sua ulti? La sua ulti è particolare, praticamente crea una copia del champion alleato a cui le mettiamo, noi compresi. E se quel champion in 10 secondi muore, praticamente risorge, sempre per 10 secondi e... Risorge come se fosse vivo, solo che dopo 10 secondi muore oppure muore quando lo ammazzano. In 15 secondi può usare tutto quanto, skill, attack, qualunque cosa. Se è il giocatore a controllarlo, perché se non è il giocatore a controllarlo fa solo le auto-attack, se non mi ricordo male, sì. Se tipo io la faccio su di me, praticamente mi sdoppio e attacco al doppio, cioè attacco al doppio dell'attacco in pratica, attacco al doppio dell'attacco. Questa però ora non posso darla perché sono anche senza mana. La Lane Phase di Yorick è poi un po' noiosetta, ragazzi. Purtroppo dobbiamo fare così. È un po' noiosetta. Poi Cassio comunque ci dà la torcia. Tentiamo di sfruttare la IA che abbiamo. Tanto ucciderci non ci ucciderà. Ucciderci non ci ucciderà. Ora devo tentare di... Vorrei tentare di utilizzarla su di lei, la E, solo che essendo lei un champion ranged è difficile. Se fosse stato contro un melee sarebbe proprio più semplice. Però non è troppo. Ok, mi curo giusto un po', giusto per dargli fastidio. Meno male che ho conservato il TP, quindi tra poco potrò tornare a prendermi la... Potrò tornare a prendermi la cosa. Per ora io basta che farmo. Mi basta farmare, tanto killarla non posso. Cioè, potrei con Lee Sin. Prima ce l'ho fatta all'inizio quando mi avete visto andare addosso perché sì. Perché era in early game ero un po' più forte di lei. Senti, avrei potuto abusare di questa cosa, però vabbè. Comunque, vedete, questa è la forza di Yorick. Vedete quanto lei non ha sustain. Cassiopeia non ha sustain, a parte, se non sbaglio, con la E si guadagna un po' di vita, ma è infima rispetto a quella che guadagniamo noi. Sta arrivando qualcuno? La forza di Yorick è questa: continua a spammare le sue skill. Ovviamente, quando abbiamo il mana per farlo. Ora la goccia ce l'ho staccata un po' male. Cioè, vabbè, all'inizio non ci sta comunque. Ora, con questa dovrei riuscire a resistere di più. Mi prendo un'altra pozza, un'altra pozza. E tipo qua. Tipo qua, poi... Ok. Allora, sono indeciso, sinceramente, se maxare la W o la Q. La Q mi dà sicuramente più attacco, ma la W slowa. E visto che sono contro un ranged... Devo dire che è molto meglio che io faccia così. Vedete quanti danni comunque. Sono danni continuati nel tempo. Col Deathfire Touch avrei fatto sicuramente più danni. Però ho preferito il Thunderlord per... Ora stunnerà.
Esattamente. Torna indietro. Perfetto. Bravo Lissine, è stato bravo Lissine. Se mi aiuta a pushare è ancora più bravo, però. Non so se ho fatto bene a usare il ghost. Mandiamo il mio fantasmino a colpire. Ah, unlucky. Unlucky, ho fatto male, raga, ho fatto male. Ho overexteso troppo, però. Oh, cazzo. Sono morto. Penso di essere morto, però forse ce la faccio. Quanto tempo è passato? Non so. Ah, era passato troppo poco tempo. Era passato troppo poco tempo. Se non sbaglio, 10 secondi. Vabbè, fa niente, non è importante. Non è importante, la goccia ancora qua che fa. Ora non posso farci niente, devo completarmi la speed vision più in fretta possibile, così lei non potrà più trattarmi. Ho fatto una stronzata. Ho fatto una stronzata perché volevo salvare Lissine e nel contempo uccidere. E nel contempo uccidere Graves. Ce la potevo fare, solo che non avevo danni perché ho solo 93 di AD. E non avevo veramente danni. Mi sono anche messo. Come adesso mi sono messo il fantasma addosso, no? E come c'è scritto qua, Revenant fa la metà praticamente del danno di Yorick. Non è troppo, visto che non ho di danni, faceva tipo 40 colpo, quindi è stato un po' infelice come un'azione. L'ideale sarebbe che voi metteste la R sulla di Carry, perché così la di Carry è quello che ovviamente autoattacca di più, no? E visto che il fantasma funziona solo ad autoattacchi. Poi nel caso la di Carry muoia, può comunque risorgere e tentare di fare qualcosa. E tentare di fare qualcosa. In questo caso è parecchio utile Yorick. Sotto questo punto. No, sono sbagliato. Sotto questo punto di vista. Cassio. What? Ok, questo è buono per noi. Perché lei ha. Cioè, insomma, sti cazzi. È abbastanza buona perché lei ha. Ha usato la ulti tutto quanto. Io ora mi refullerò con la E. Vedete, continua ad attaccare. Se non mi faccio più colpire, è buono. Lei il mana non lo perde perché la goccia la stacca molto più di me. 380, io sto a 180. Dovrei spammare più skill. Purtroppo Cassio è parecchio noioso. Comunque vedete che siamo tornati full vita. Siamo tornati full vita. Quasi. Quasi. Vabbè, ma io quello che devo fare adesso è resistere. Se Yorick teoricamente sarebbe buono che killasse le champion, però se non ce la fai, ce la fai. Ora, mana siamo messi entrambi un po' brutto. Solo che lei il mana lo recupera di più perché c'ha due Doran Ring. Ha due Doran Ring e anche questo coso. Che se non sbaglio non mi ricordo come funzioni. Dovrebbe funzionare. Ah, con level. Ah, ok, quando livella se ne prende. Infatti, si prende il 20% di mana. È bello, bello forte comunque. Potevo metterlo anch'io. Non ho preso neanche sto cannone. Dio santissimo, sto farmando male. Sto farmando male, mi sono perso la pressure anche prima quando sono andato a fare quella stronzata. Vabbè, ma guarda quanto mana che c'ha. Gli faccio un po' di danno, gli procco il Thunder. Oh, danni comunque ne faccio, eh. Danni ne faccio. Avessi già la. LOL, ho sbagliato. Avessi già la. Come si chiama la Manamune? Ne farei di più. Infatti, ora mi sa che. Cioè, vorrei finirmi la cosa. Vorrei finirmi la Spirit. Però ho un po' di attacco. Alla fine non è male. Perché? Che quella freccia è stata un po' ambiziosa, diciamo. Comunque, vedete, a lungo andare, il fatto che io ho la lifesteal e lei no, la incula. La incula. Il fatto che slowa così tanto. Ok, ha ultato di nuovo. E non c'è successo niente, perfetto. Ora io però non ho più mana.
Non ho più mana. Avessi avuto il flash. Ora mi pento di non aver messo il flash. Perfetto, l'ho killata, via, 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 anche flashato. Perfetto, andiamocene. Vedete, la forza di Yorick è questa, è la pazienza, il continuo spam di skill, e prima o poi vi ritroverete in una situazione in cui il vostro avversario... Pazzo, lo farò questo sacrificio. In cui il vostro avversario non riuscirà... Oddio, un francese. Perché Jouer un Epros de Mongol comme ça. Non so cosa voglia dire, ma penso che mi abbia dato del mongolo, credo. Vabbè. Yorick funziona così. Poccate, 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 poccate. Recuperate vita, il vostro avversario non può. E alla fine avrete questa situazione di vantaggio. In cui vincete. Comunque siamo un pochino tanti. Non troppo. Abbiamo 1700 HP a 16 minuti. Non è male, non è male. Potremmo fare di meglio. Infatti ora... Dopo questa e dopo la Spirit mi metto il Gauntlet, sì, perché non penso di aver bisogno di... Non penso di aver bisogno del Frozen Heart. Il CD... sì, il CD arriverà a 25. Ora posso tradarla, sapete? Lei non ha neanche la ulti. Guardate che danni, guardate che danni. Guardate che danni. Guardate che danni! Notate? Avete visto? Avete visto? E non ci siamo fatti niente per via della passiva del 15% di danni in meno? Questa è la potenza di Yorick, ragazzi. Questa è la potenza di Yorick. Però in lane è difficile farlo in teamfight, perché in teamfight non abbiamo nessun tipo di immunità ICC. Sì, potrei mettermi le Mercury, però non è un'immunità. È difficile andare così spediti, perché ci sono molti champion che kitano. Probabilmente... Con l'evoluzione del gioco, perché LoL si è evoluto molto in questi anni, sono usciti sempre più champion con un ca... no, no, non posso. Volevo tippare, ma non ci sono warrior. Sono usciti sempre più champion con kiting, che non ti permettono... Yorick è un champion molto vecchio, quindi è ancora alle regole... io ragazzi non volevo tippare, non c'era niente. È ancora... Ha ancora le regole vecchie, diciamo, le meccaniche vecchie, ovvero di vai, tira dritto e picchia. Non ha dash, non ha escape, non ha nulla di tutto ciò, quindi avrei dovuto fare un TP qua. Anche perché Twitch è davvero grosso. Twitch è davvero grosso, avrei voluto tippare in quel momento, solo che non potevo, non c'era ward, non c'era niente. Non c'era niente nelle vicinanze. E io poi quel TP non è che sia bravissimo, devo ammetterlo. L'unica cosa che posso prendere... Adesso per pareggiare le cose, non pareggiamo niente perché sono preso troppi kill. Però una torre, una torre che va bene così. Ora la Spirit non so se già ce l'ho. Forse sì, perfetto, già ce l'ho. Le scarpe, io stavo pensando alle Swiftness perché devo essere veloce. Devo essere veloce, ho anche il Ghost, quindi devo essere veloce e tirare dritto. E potrei riuscire a farlo. Se non sbaglio, potrei riuscire anche a killer Twitch. Se non fosse invisibile, ce la faccio. Non ce la faccio. Per ora vado ancora un attimo top. Poi. Anzi, no, c'è il drago. C'è il drago ed è un inferno. No. Adesso vi faccio vedere un teamfight. Il teamfight non vi posso scorare nulla perché, come vi ho detto prima, Yorick nei teamfight è molto limitato. È molto limitato. È molto limitato. Io ulterò Ashe se riesco, così avremo doppio danno. Se questo si fa. Buon trade. È stato un buon trade, però non dovrebbero avere stand. Vabbè, lo faccio io il drago. Facciamo noi il drago. Vado incontro a Graves perché non voglio che lo stili. Perfetto. Perfetto, ho dovuto utilizzare il Ghost, però ne valsa la pena, alla fine una kill. Qua stiamo attenti, è meglio che ce ne andiamo, io devo recollare, torno alle top, se no Cassio mi fa la torre. La mia torre è ancora bella in piedi, quindi dovrei riuscirci. Comunque se mi faccio le Swiftness, è decisamente più worth. Ok, è stato buono tenersi il TP per questa occasione, perché comunque abbiamo preso il drago, una kill importante su Graves.
Abbiamo preso un flash di Graves. È buona così. Cassio, assolutamente, sono assolutamente sicuro che ora me la faccio. Con la Spirit me la faccio assolutamente. C'è una cosa che mi perprime. Spirit Vise 10% cooldown, no? Cosa? L'hanno nerfata e non me ne sono accorto? Si è pesato 20. Oh mio Dio, da quando hanno nerfato la Spirit Visage? Ma questo mi scombina tutti i piani. Vuol dire che non posso più mettere il Gauntlet, devo mettermi la Frozen Heart. Questo mi scombina tutti i piani, cazzo. Vediamo di pushare più in fretta possibile. Lutok è meglio. Sponiamo Fantasmina. Così ci aiuta. Andiamo via perché Ari. Sta arrivando anche Graves. Andiamo via. Questo mi scombina tutto, guys. Perché io non pensavo che. Pensavo che la Spirit desse 20 di cooldown. Ma quando da 10? Ma da quando? Vabbè. Vuol dire che mi farò Frozen Heart. Vuol dire che mi farò Frozen Heart, quindi sono anche un po' tanky. Dopo Frozen Heart avrei bisogno di un po' di vita in più, perché a 1.900 alla fine Yorick è un mezzo tank, quindi dovrei mettermi qualcosa, qualche item di vita bello strong, tipo Bone Rending. Ma Rending non serve molto. Beh, però sì, perché è slow con l'attiva. Sì, beh, è un Rending, direi un Rending. Però prima Frozen Heart, assolutamente, così sarò veramente un tank gigante. Adesso purtroppo dovrei tornarmi in lane. Dovrei tornarmi in lane perché non faccio niente nel. Non faccio niente contro Twitch e Nami. Cioè, come faccio? Devo tornarmi in lane. Dovremmo. Ehi là. Ehi là. Ah, vabbè, Graves è isolato. Queste frecce. È andato Graves. Regolato. Peccato, l'avevo visto, potevo attaccare il Baron, ma non potevo, le skill non lo raggiungevano. Allaghi. Di Minion sto messo male. Male. Ho farmato male, Cassio mi ha dato un sacco di. Mi ha dato un sacco di Minion di vantaggio, ma però 192. È nettamente sopra, ha 0 assist, però. Però è nettamente sopra di me. Ma posso comunque solarmela. Posso comunque solarla. Ora me ne devo andare, mi sa, no. Siamo pieni di visione nella giungla, quindi posso continuare. Siamo pieni di visione nella giungla, quindi posso continuare. Io però ho più torri di lei, quindi. Attacco alla Fantasmino. Attacco alla Fantasmino, siamo messi in relay. Oh, vabbè, guys. Guys. Guys, bad call, direi. Questi mi sa che si fanno il Baron adesso. E io non posso fermarli. I can't stop them. I can't stop them. I was taking tower. Io sto prendendo la torre, non ero up. Yasuo, bravo, complimenti, bel suicidio. Cassio. Pain. Don't give me fault if you engage bad, please. Oh, stavolta non ho flammato, però flammano loro a me quando non sto facendo niente di male. Ok. Va bene. Logico. Lo ammazzo sto coso? Probabilmente no. No, infatti. C'era Nami, non pensavo. Non pensavo ci fosse Nami, però vabbè, non ha. Sì, l'avrei ucciso. L'avrei ucciso. L'avrei sicuramente ucciso, però. Dovevo aspettarmi, perché non sarebbe stato da solo. Penso che non vinceremo neanche sto game, sapete perché? Sapete perché? Unlucky team, again! E stavolta non ho flammato, quindi per le care persone che dicono flammare è inutile. Non flammare è utile? No, perché stiamo perdendo. Che cazzo. Non ho il flash, è vero che non ho il flash. Non flammare, che serve non flammare? Niente, perché tanto si perde ugualmente.
Unlucky. Vabbè. Comunque in lane phase siamo stati più che performanti. Che danni che fa Graves e non se ne prende indietro. LOL, Yasuo. Siamo stati più che, cioè, sono stati più che performanti in lane. Però Unlucky, cioè, guardate Twitch che è 9-2. Twitch 9-2, purtroppo ci posso far poco. Purtroppo ci posso far poco. Comunque come build è buona, come build è assolutamente buona. Questa non l'ho ancora finita, ma dovrei finirla. Infatti sono 15 minuti e ancora non l'ho finita. Avrei dovuto spammare di più le skill, quello sì. Oh Maria. Non vedo un cazzo! Fanculo sto fumo! Avrei dovuto sicuramente spammare di più le skill. Addio alla mia cosa, alla mia pop. Però davvero il mio team è stato veramente brutto, 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 brutto. E si stanno flammando a vicenda. Io non ho aperto bocca in questo game. Ho solo detto di non dar la colpa a me, visto che poi ingaggiano male. Twitch non lo si ferma più. Infinity, Runan. Il Lao ha deciso di trollare. Questi hanno tutti gli obiettivi della giungla. Noi abbiamo. Vabbè, noi abbiamo un Firedrake e un. È un. No, che cazzo è? Non è male. Riuscite a completarmi il Frozen Heart? Io che lì non ho farm, quello è anche il problema. Ho farmato male. Cassio purtroppo ogni tanto mi zonava, quindi. Cioè, ogni tanto, praticamente sempre mi zonava, quindi era difficile per me farmare bene. Perché in early game non siamo molto forti. Cioè, insomma, siamo forti al 3. Solo che non me la sono mai sentita nemmeno io, a dire la verità. Non me la sono sentita molto nemmeno io. Unstoppable. An enemy is unstoppable. Twitch? Scappa. Detto con tutta sincerità, questo game ho perso, però boh, chi lo sa. È praticamente perso. Un po' stupido. Poi! Minchia, non pensavo avesse l'ulti, pensavo l'avesse usata per lei. Forse il Ghost non è stata un'idea molto felice. Il Ghost ve lo consiglio nel caso ci sono champion che non possono scappare. Qua purtroppo hanno tutti un dash. Vabbè, Twitch no, però Twitch ha Nami che fa kiting. Come facciamo a difendere? Io non posso. Io non posso difendere. Come faccio? Come faccio a difendere? Comunque il motivo per cui non si usa Yorick è principalmente questo. Perché nei teamfight contro champion che kitano un sacco, non possiamo fare niente. Cioè, dovremmo avere una frontline abbastanza grossa. Oppure, boh, un team che non feedi. Quello sarebbe utile. Quello sarebbe utile un po' in tutti i game. A prescindere dal champion che avete qua. Illo che so, Illo sta suicidando, se ormai ha deciso di trovare. Perché. Boh, non lo so perché si è incazzata. Non lo so perché si è incazzata. Ora comunque sta fiddando. LOL. Sta fiddando intenzionalmente. Cioè, gliene sbatte un cazzo, sta andando così, dritto per dritto. Ok, ora il Frozen Heart. Ma dubito che riuscirò a sfruttarlo. Dubito che riuscirò a sfruttarlo. Adesso avrei bisogno di. Come vi ho detto prima, di un Randuin. E poi anche la Stera che è molto buona. Quindi nei consigliati dice che sono essenziali la Black Cleaver. E in effetti sapete che forse sì, perché dà 20% di CD. Quindi non escludo anche una Black Cleaver, sapete? Avessi hittato un tornado. Mamma mia, che poco. In queste situazioni io che si devo fare? Vedete quello che dico? Non posso fare nulla. Non posso fare nulla in una situazione del genere. Perché non posso tirare dritto verso di loro. Cioè, mi stunnano, armi, charma. Poi c'è. Questo qua non si fa niente. Armi, charma, poi. Questa mi stunna. Nami fa kiting. Il problema di Yorick è questo. Soprattutto nei teamfight. Che è poco utile. L'unica utilità che ha Yorick è ultare la di carry.
Però oltre a quello, cioè, spammi skill, non hai molte cose da hittare. Guarda come funziona l'ulti su Ultra di Carry, vedete? Lo posso controllare io il fantasma comunque. Vedete? Sto attaccando, vabbè, il fantasma ora è morto, però. No! No! Sì, vabbè. GG! GG! Vabbè, ragazzi, questo era Yorick. Se devo essere sincero, forse una Black Cleaver sarebbe stata. La Black Cleaver al posto del Frozen Heart, però senza se ne è mutati troppo fragili. Comunque, vabbè, questo team. Da team a Lucky Team Game. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.